Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di MotoGP 24. Bella questa luce, completamente a caso, tranquilli, non è ufficiale. Ci sono due cose ufficiali invece oggi. La prima è che Pippo Benza è a 22 punti da Vignales, 30 da Martin. E non mancano troppe tappe, ragazzi, perché oggi siamo al Sachsenring, non una grandissima pista anche nelle libere, insomma, sì, qualche giro lo spari, ma sempre super rischioso, pista pericolosa e difficile. Attenzione perché... Beh, oddio, no, in realtà ci sono ancora un sacco di gare. Non lo so perché ero convinto che fossimo già quasi alla fine, ma d'altronde non l'abbiamo cominciato neanche da troppo questo mondiale con la Ducati, e che ci sta piacendo molto, stiamo andando abbastanza spediti. Bene, attenzione ragazzi, qui al Sachsenring batti Marquez in gara. Giustamente, Sachsenring è casa sua. C'è anche un'altra cosa ufficiale, oltre alla classifica di Pippo Benza, ovvero che mancano ufficialmente 2-3 giorni alla chiusura del giveaway di ottobre di Instant Gaming. Quindi se proprio malauguratissimamente non aveste ancora partecipato al giveaway, fatelo adesso, che tanto non vi costa assolutamente niente. C'è solamente la possibilità di vincere un'estrazione e vi viene chiesto che cosa ti dobbiamo regalare e voi scegliete quello che volete, che c'è su Instant Gaming, ovviamente. Lanciamoci in queste qualifiche tedesche. Attenzione, la pista, ragazzi, non è manco male. E il problema è che, secondo me, più si va avanti con queste moto, più risulta un filino inadatta. Cioè, è una pista che tra poco con queste MotoGP si fa tutta in prima e seconda, non puoi mai dare gas che ti ritrovi in un'altra pista. Diciamo, quella è la difficoltà, sei sempre lì col frenino. Come vedete, ma attenzione, Quartararo è incredibile. Attenzione a questa Yamaha. Se dovessimo fare addirittura una terza stagione, ma solo in caso di vittoria del mondiale o questa Ducati, che per noi ha un valore che non stiamo qui neanche a rispiegare, diciamo è multiplo, molteplice, però vedo che Quartararo si sta un po' attrezzando con la mitica Yamaha che non è più e che un tempo fu. Martino un po' più veloce di Pippo, Pecco va bene, si sta un attimino risvegliando, peccato che dall'inizio del mondiale non abbia lottato come si deve. Noi ragazzi lottiamo invece per il giro migliore che riusciamo a fare, ma ve lo dico, sono in difficoltà qui al Sachsenring. È proprio una pista dove la moto si deve trattenere, non si riesce a sfogare, a parte un pochettino 10, 11, 12 waterfall bellissimo, il resto... Attenzione Pippo, per un attimo ha visto la pole, ma era proprio lì gli ultimi 5 minuti dove si susseguono i miglioramenti, e alla fine la pole l'ha fatta Jorge Martin, che partirà primo con prima fila anche di Binder. Pippo Benza lì nel mezzo in P2. Quarto Pecco, quindi vedete che è in zona, apre la seconda fila. Ormai non può fare più niente a livello di campionato, però almeno in queste gare probabilmente lo vedremo più spesso là davanti, che ci sta. Ciao Brad, grande. Ma ciullato parecchie soft nelle qualifiche, ma ne abbiamo sufficienti. Tra l'altro fa abbastanza fresco, visto tempo nuvoloso, anche se teoricamente non dovrebbe piovere. Dai ragazzi, vediamo la sprint che idea ci dà. Secondo me saranno gare molto molto difficili, perché un conto è fare un giro, un conto è farli tutti in fila, perché non è che qua se ne sbagli una. Va Martin dalla pole, c'è tensione perché lui
deve recuperare tanti punti. Pippo Benza, un po' rivolto verso Martino, quasi come a mirarlo subito in questa partenza. Prima dentro casa Martello andiamo, ci sono delle nuvole sulle Sachsenring, sbuca anche Pecco Bagnaia. Ovviamente nell'avvio sempre un po' impreciso di Pippo Benza, che si trova a dover scarenare un po' in mezzo alla folla. Va a girare quarto al momento, addirittura con le due Pravac davanti, va subito ad infilare però una delle due, la seconda, Fernandez Raul. Subito, senza perdere tempo, e si mette a caccia di Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Vedete Pecco come ha rispolverato la sua qualità, le sue prestazioni. Attenzione, perché qua Pippo va a provare una cosa quasi impossibile, era uscito fortissimo, ma poi fare dall'interno questa che è la curva peggiore probabilmente di tutto il tracciato diventa difficile. Però si fa vedere da Martin, gli fa assaggiare le sue intenzioni, che non sono quelle di fargli recuperare dei punti. Giù a cannone qui, staccatona un po' lungo, si rinfila probabilmente Martin, attenzione a non andare troppo larghi, e qua c'è il ghiaione, non si rientra mai più. Martin si rimette secondo, ma nella sua testa sta frullando un aggressivissimo Pippo Benza, che anche con il posteriore non la manda sicuramente a dire. Staccata profondissima qui, molto pericolosa, perché curva 1 è un tornantino strettissimo. Infatti Pippo, vedete che perde per un attimo il punto perfetto di corda, va a fare dei metri in più. Per fortuna, spigolandoli, c'è quella piccola accelerazione che permette di non perdere troppo. Intanto Pecco Bagnaia indisturbato, anche perché è su Martin che Pippo Benza concentra tutte le sue intenzioni belliche. Riesce a mettere un po' di marginino lì. E qua in questo settore Pippo veramente fortissimo, andare a scendere da questa curva. Il problema è che qui, anche uscendo molto più forte, è impossibile attaccare, perché questa non è neanche una vera staccata, è una piega difficilissima, impossibile, in cui diciamo in due non ci si sta. Piccolo errorino qua di Pippo, deve fare dei metri oltre fuori bordo. Purtroppo Martin in quel tratto lo limita un po', e allora la concentrazione, la voglia di fare le proprie traiettorie, di sfogare la propria fluidità, non si incontra col tappo che pone Martin a questa sua seconda posizione, che comunque gli permetterebbe di recuperare. Beh, sai che roba, siamo nella sprint, però sarebbe importante dare un segnale. Ne ha giocati un paio per la verità Pippo. Mancano ancora due giri, è da 4, ovviamente me l'aspettavo, il Sachsenring è corto. Viene via abbastanza bene, non viene via però la posizione di Martin, incrostata lì davanti a Pippo Benza, che sta provando in qualsiasi modo a riavvicinarsi adesso. Qui arriva il settore dove lui ha qualcosa in più, fa scorrere bene tutta di terza la sua Ducatona qua in cima, fino ad arrivare a questa lunga piega verso sinistra dove si entra un po' più larghini, e riesce Pippo nella fase finale a stringere, a prendere il gas in mano prima e a rampare su Martin, ma poi purtroppo arriva la beffa qui di questa piega infame. E qui arriva il tratto della 9, 10, 11 waterfall e poi 12. Alla 12 forse l'attacco più plausibile che si può fare, prova ad incrociare bene le traiettorie qui Pippo Benza. Stavolta ci prova dall'esterno, non mi sembra molto saggio. Martin va a staccare molto forte e tiene anche una buona linea. Attenzione, perché ultima curva per Pecco, poi Martin, poi Pippo. E se c'è ancora qualcosa da tirare fuori dalla manica, qualche asso, ha pure un cavallo, un 6, un 7, va bene. L'importante è che aiutino Pippo nel punteggio, o perlomeno nell'avvinghiare la propria moto sul posteriore di Martin, per tentare un assalto in extremis. Molto vicino qua Pippo, il primo settore è importante guadagnare questi metri, perché poi arrivati qua in cima, ecco, si volta Martin, vuole controllare la situazione perché ha capito che qua sopra Pippo può essere molto pericoloso. Infatti, incredibile, sono quasi una cosa sola, lo passa qui proprio dove ci si poteva aspettare da lui. Pippo fa valere la superiorità in quel settore, attenzione però poi va largo qua, e lo sapevo, deve resistere, gliela chiude in faccia, va bene così, è giusto.
quella cazzo di piega. Sempre con il patè, ma siamo usciti un po' più forte per tenere la posizione su Martin. Adesso è da mettere in ghiaccio, giù dalla cascata, fino alla 12. Attenzione a Martin che può provarci qua. Sta stretto Pippo, anche un po' più lento. Oh, si è acceso un flash lì, ci ha fatto la foto. Grazie, ci aiutano a fare le copertine da bordo pista. Ultima curva di questa sprint per Pippo, che alla fine riesce a mettere le proprie mani sulla posizione di Martin, proprio dove bisognava. E con questo Martino scivola ad altri due punticini. Pecco fa un grande balzo in avanti, anche se è solo la sprint. Però se dovesse essere da qui in avanti così, effettivamente lui può, oddio, può aiutare l'uno o l'altro in realtà, perché è un IA. Però in questo caso, cioè, è capace anche lui di levare punti a Martin, tra virgolette, per favorire un po' noi. Ora non è andata proprio così, ha fatto lui il malloppo pieno, doveva mettersi nel mezzo, però vabbè, ci sta. Pensavo peggio, invece l'abbiamo tenuta alla grande questa gara, anche se era quella corta. Adesso vediamo che succede. Martin con delle debolezze abbiamo visto nel comunque tipo, beh no, perché Pecco è andato via lì nel settore là in alto. Siamo stati veramente veramente forti. Vediamo di reggere 7 giri, credo 7 giri, perché la sprint era di 4. A questo punto mi aspetto che qui siano 7, e comunque va via veloce il circuito questo qui, no? C'è più sole rispetto alla sprint, quindi il tempo che è andato a migliorare. Si guardano per un attimo. Pippo Benz, in verità Pippo non ricambia, guarda dritto davanti a sé verso la meta ancora una volta. Sembra un po', ma forse non so, è la prospettiva del ritrino. Sembra girato verso Martin, quasi a volerlo subito puntare. Succede la stessa cosa della sprint, ovvero che la partenza di Pecco, attenzione però perché Pippo prova a tenerla, ma va un po' lungo, probabilmente si infilerà anche Bezzecchi, non riesce a resistergli Pippo. E si ritrova a girare in quarta posizione, come prima, dove c'è stato subito però l'assalto alla Pramac di Fernandez. Adesso con Bezzecchi potrebbe essere diversa la situazione, è diversa lì davanti, anche perché Martin è in testa stavolta. Il bottino grosso che si fa oggi nella gara lunga, sa che sarebbe importante portarselo a casa. Vediamo Pippo, attenzione perché queste due gomme medie rispetto alle soft della sprint si comportano in maniera un pochettino diversa in queste prime fasi. Qualche piccolo incespico si va a prendere, ma poi pronto Pippo subito a rampare su Bezzecchi, anche perché i primi due spingono da subito. Bezzecchi potrebbe rappresentare quasi un mezzo ostacolino sul cammino di Pippo Benza fin da subito, e infatti va a cercare dei varchi qui subito per liquidarlo alla staccatona della 12. No, perché Bezzecchi è più fluido dall'esterno, riesce poi a chiudere la traiettoria. Aiaiai Bez, aiaiai Bez, rischi di farti voler male però così. Giustamente lui fa la sua, un podio è importante per tutti, non bisogna pensare ad altro. Pippo Benza ha la forza e le risorse per fare tutto da sé. Passa un millimetro dal muro qui, probabilmente c'è del cemento sulla saponetta, dopo andiamo a controllare. Staccatona e poi giù all'interno di questo primo serpentone insidioso. Non è di quelli innocui, è un po' velenoso. Allarga un pochettino lì giù la moto di Pippo Benza con queste medie. E qui arriva il suo settore, diciamo, preferito, che poi non è preferito, è semplicemente dove riesce a far meno strada degli altri. E anche con Benza vedete che ci ritroviamo con un'uscita migliore. È solo che qua, stesso problema, in questa curva non si può passare. O lo fai prima alla grandissima, come abbiamo fatto con Martin, oppure devi aspettare, cercare di uscire dopo. Ad esempio qui alla Waterfall è ancora lontano però Pippo, che tira una bella staccata. Purtroppo vedo che davanti Martin e Pecco sono su un'altra frequenza, un'altra lunghezza d'onda, si sono sintonizzati assieme. Bez ci prova, ma in questo momento è un pochettino di intralcio per Pippo, soprattutto per quanto riguarda la classifica. Poi un vero intralcio non c'è, perché in alcuni punti Bez non è così prendibile come in altri. Ci sono dei momenti in cui Pippo gli va a rampare addosso, è solo che purtroppo coincidono con delle parti di circuito dove passare è piuttosto complicato. Adesso qua addirittura Pippo deve allungare la traiettoria per non andare a prendere Bez. E adesso sì, è un ostacolo vero e proprio, una bella sbarra, una barricata
sul cammino di Pippo. Ecco qua, attenzione, qui è abbastanza vicino, forse per provare un'uscita. No, dovresti già essere davanti qua, altrimenti qui non puoi tirare questa staccata. Curva molto difficile, si sale. 9 e 10, una lunga piega verso sinistra, poi il cambio di direzione con moto pesantissima, con Pippo Benza che va a prendere un pochettino di verde con il posteriore. Purtroppo Benza gliela sta facendo sudare anche moralmente e psicologicamente vedere Martin, soprattutto Martin lì davanti, che addirittura ha preso 4 metri e 37 su Pecco, che di conseguenza sembra anche non riuscire ad aiutarlo poi a levare quei 5 di troppo a Martin. Un po' di stress subentra nella staccatona, un po' innervosita, mamma mia, qua vado a toccare il gas in un momento sbagliatissimo. 8 giri, molto lunga la gara, siamo quasi a metà, pensate, la possibilità di prendere Benz c'è tutta. Il problema è che si sarebbe dovuto attrezzare prima Pippo, ma non che non ci abbia provato, per andare ad ottenere qualcosa in più, perché per come si mettono le cose questa è una gara in cui Martin recupererà qualche punto importante per il mondiale. Buono per lo spettacolo, non buonissimo per Pippo, ancora incastrato dietro alla Ducati del team VR46 di Marco Bezzocchio. Si riavvicina adesso Pippo, deve ricostruire un pochettino dopo un errorino. Ma non è difficile ricostruire, considerando che Benz nell'economia globale del giro va un po' più piano. Poi il problema è che quando gli arrivi addosso tocca trovare i punti giusti per sopravanzarlo. Pippo, un giro forse con un filino di respiro anche per la gomma anteriore, perché c'è le penalità che possono arrivare con le pressioni, manca solo che aggiungano quella mezza stronzata pure nel gioco. Lasciatemi dire che non sono convintissimo di quella cosa lì, ma questo è un altro discorso. Il discorso è che adesso Benz, per la verità, inizia anche un pochettino a spingere. È compito di Pippo Benz. Cioè, perché intanto vedo che Quartararo, buttando l'occhio all'interno della curva, arriva all'avviso, sta tagliando di tutto. È già tipo il terzo giro di fila. Molto fluido qua Pippo. È questo il settore dove può recuperare qualcosina su Benz per prepararsi ad un attacco finale quando mancano 3 giri e mezzo. Bene qui, non stando molto attaccato a Benz, può fare le sue linee. È solo che tanto poi adesso ci si riattacca e dovrà di nuovo fare i conti con gli spazi che occupa il Benz e che lui non può andare a riempire troppo semplicemente. Attenzione adesso, staccatona della 12, va a girare largo Pippo, che però non sembra aver perso troppo così facendo, incredibilmente. Un giro di preparazione, poi si riporta vicino a Bezzecchi, mezzo secondino tra i due. 3 giri, taccatona furibonda, attenzione a non sbagliarla, si cuce all'interno in ingresso, poi va un po' a scorrere la moto, spigola tanto Pippo, preciso qui sinistra e poi destra, vicino vicino al cordolo, ci si allarga un po' nella parte centrale per andare a riprendere giusto quello spigolo da non prendere con il mignolino che fa male. Questi cordoli interni sono pericolosissimi, più del comodino alle 2 di notte quando vai a pisciare. Attenzione a Benz che forse sta cercando delle contromisure, ma Pippo non è il tizio da mollare, soprattutto da mollare un podio quando si può ridurre il guadagno che in questo momento sta avendo Martin ai danni di un Benz che non è certamente irresistibile. Certo, avevamo detto anche che Pippo Benz forse non valeva Martin e Pecco alla lunga a livello di costanza in questa pista, però insomma il podio penso che si possa fare. Un po' di concentrazione quando si va a tagliare per la sesta volta il traguardo, mancano 2 giri, è lungo questo Sachsenring, tante chance
di provare e riprovare le mosse. Ti sali davanti? Pecco lo vedo, si è un po' riavvicinato a Martin, chissà che anche lui nel finale non possa levare importantissimi 5 punti allo spagnolo. Pensiamo però a quello che possiamo fare noi, il destino è nelle mani, soprattutto nella destra, di Pippo Benza, che si riporta in zona Bez, qui nel suo settore vincente, dove ha fucilato Martin nella sprint, gran bel sorpasso. Incredibilmente, mamma mia, Bezzecchi, che rischio! Che rischio, infatti rallenta, Pippo gli si fa tanto addosso, potrebbe addirittura provare subito qui alla 12. Se uscisse fortissimo sul cordolo preciso, va bene. Forse però ha ripreso qualcosa nel cambio di direzione. Bezzecchi con quell'incespicata lì ha potuto dare, farlo in pieno praticamente quel cambio lì, cosa che si può fare, ma insomma magari in un'economia di gara è un po' rischioso. Si può provare a farlo, ma bisogna essere perfetti, ed essere perfetti 8 volte, perché inizia adesso l'ultimo giro, non è facile. Bene, qui curva 1 per Pippo Benza. Finiti i pensieri, adesso bisogna agire sul serio per l'ultima volta. Occhio qui agli incespichi su quella linea bianca interna al cordolo, ma sempre un po' larghino qua Pippo Benza, però alla fine riesce a ricucirsi per la salita che porta in questa serie di curve 5, 6, 7. Dove Pippo ha tanta Benza come da cognome. Giusto qui uscire così, perché va fortissimo senza dover cambiare la sua traiettoria. Pronto? Attenzione! Qui Benz fa un piccolo errore, ci prova subito Pippo, è impossibile qua. Si cuce però alla 10, attenzione al cambio di direzione. Sono vicinissimi adesso, impossibile non provarci. Lo fa bene Pippo Benza. Addirittura prova dall'interno, vediamo che succede. Deve staccare mezzo metro dopo per evitare la risposta di Bezzecchi, si va a mettere all'interno poi coprendo la traiettoria. Benz non ha più chance, e ancora anche in questa gara in extremis, attenzione, va a proteggere molto stretto, anche lento qui Pippo Benza, per non farsi riprendere da Benz. Ultimo giro, di nuovo guadagna una posizione importantissima. Di base Martin e Pecco hanno fatto uno sport diverso, però c'è da dire che per tutta la gara Benz è stato bravo, sì, ma anche un po' un ostacolo forse sul cammino di Pippo Benza, che si è dovuto prendere dei rischettini in più. Alle volte venivamo appunto rallentati in settori dove potevamo andare di più, però insomma tutto sommato il podio preso in extremis di Pippo Benza permette a Martin di guadagnare solo 9 punti, potevano essere di più, e ancora a distanza di sicurezza meno 23 con Vignales, che in effetti, come pensavamo già da un paio di gare, era lui secondo, ma per puro caso riscivola un pochettino indietro al doppio della distanza. Era un po' preoccupato per questo Sachsenring, perché comunque è complicato, i rischi sono altissimi, con ste moto si gira veramente al limite, è stretta, corta, però alla fine è stata una bella gara, un po' lunghetta soprattutto col patema dietro a Benz, però bene. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, io vi abbraccio, vi saluto, vi aspetto nel prossimo video. Dai, che il sogno mondiale c'è, come sempre incontenibile, con questo contorno di pubblico per i tre piloti che stanno salendo sul podio in questo momento. Il risultato di oggi è ancora più emozionante.